bisogna ritornare a mettere al centro l'idea che chi più ha deve mettere a disposizione di più per risolvere i problemi. Oggi è un appuntamento importantissimo e fondamentale, perché per la prima volta il movimento sindacale europeo ha deciso di intraprendere un'iniziativa di lotta continentale per provare a mettere in discussione la situazione che tutti noi stiamo vivendo. Infatti se non si dovesse riuscire a modificare alla radice e a intervenire sulle cause che hanno portato alla crisi che noi stiamo attraversando e che sta mietendo centinaia di migliaia di posti di lavoro, rischiamo di non essere efficaci rispetto alla nostra attività. Naturalmente ci dispiace che in Italia per l'ennesima volta a proclamare lo sciopero generale sia stata la CGIL da sola. Io credo che le altre organizzazioni sindacali abbiano commesso un errore anche da un punto di vista strategico, anche perché o si riesce a dare una dimensione al problema come minimo a livello europeo oppure noi rischiamo di non farcela. Naturalmente l'auspicio è che la prossima volta ci troveremo nelle piazze anche con i lavoratori iscritti alle altre confederazioni. E anche in questo caso alcune delle dichiarazioni che abbiamo sentito anche nelle ultime ore, ultima in ordine di tempo, quelle del sindaco di Cantù, non aiutano a fare giustizia di quelle che dovrebbero essere le priorità che noi abbiamo sul tavolo. C'è bisogno in modo particolare della politica, di chi ha gli strumenti per poter assumere le decisioni, un livello di sobrietà e di serietà che non si vede ancora. Non c'è ancora la consapevolezza della necessità delle cose che vanno fatte. Se non si recupererà rapidamente questi sentimenti e queste condizioni, io credo che noi rischieremo di vedere delle situazioni complicate da governare. Perché anche a Como noi non siamo immuni da questo tipo di problemi. Nonostante ci troviamo in una delle zone ancora tra le più ricche d'Italia, noi registriamo alcuni dati drammatici dal punto di vista della disoccupazione, della cassa integrazione, i fallimenti si stanno moltiplicando. Al 30 di ottobre abbiamo registrato più licenziamenti che non in tutto il corso del 2011. E ripeto, non si può pensare di gestire una situazione come quella che noi stiamo vivendo semplicemente gestendo l'emergenza con degli strumenti che hanno sempre più le caratteristiche di una semplice azione di carità. Naturalmente noi abbiamo grande rispetto e siamo consapevoli che la solidarietà sarà una delle chiavi di volta e uno degli strumenti necessari per provare a dare delle risposte efficienti ai problemi che noi abbiamo sul tavolo. Ma non si può pensare di risolvere tutto semplicemente con degli atti unilaterali di solidarietà tra quelli che sono colpiti dalla crisi. Io continuo a credere che il ruolo di un grande sindacato confederale, possibilmente unitario, debba essere quello di dare un colpo di reni, di trovare il coraggio di mettere in discussione le ragioni profonde e strutturali che ci hanno portato nella condizione in cui noi tutti oggi ci troviamo. E quindi non è sufficiente immaginare solo di risolvere le questioni strutturali che noi abbiamo immaginando degli strumenti momentanei per dare qualche respiro a quelli che sono ai margini di queste vicende.